verranno elette, non per sostituirci a quella che sarà una segreteria politica, quindi quello ci troveremo, quindi quello di quello parleremo quando sarà il momento opportuno, ma per sapere già in partenza, per esempio, quello che veniva chiamato il non sapere neanche dove sono i fogli per la fotocopiatrice. In questa maniera i nostri candidati e i nostri eletti successivamente non solo sapranno dov'è la carta per fare le fotocopie, ma sapranno anche quanti soldi sono stati spesi per comprarla e anche dov'è la fotocopiatrice. Quindi in qualche maniera potranno lavorare autonomamente da subito ed essere subito operativi al 100%. E soprattutto non sottostare mai a nessun tipo di logica di partito, di clientelismo all'interno della Regione Toscana, perché cascarci è quanto di più semplice possa esistere. Essendo un posto molto strano, un posto complesso, è anche complicato per viverci, perché in realtà ha talmente tante di quelle sedi, talmente tanto decentrato come potere, che è anche difficile andare a cercare la testa del mostro e tagliarla in realtà. Per farlo c'è bisogno di qualcuno da dentro che spieghi come è fatta. Io mi propongo di creare questo tipo di team in qualche maniera, che comunque verrà in qualche modo portata a vostra conoscenza. Se qualcuno non vorrà farlo per i motivi suoi, cercate di comprendere. Io cercherò di fare da relatore della sovranità toscana di quello che succede. Questa è la mia intenzione. Se chiaramente rimango in posizione di tutti quanti, se volete chiaramente, o se questa cosa non dovesse tornare, quindi una cosa capisco potrebbe essere anche così. Bravo. Io speravo che arrivasse lungo per sì. Michele Dari. Michele Dari. Allora, io mi sono ripromesso ad ogni regionale di fare un aggiornamento importante su quello che riguarda il rendiconto dei parlamentari. Già l'avevo fatto a Grosseto, questo è il file aggiornato. Allora, la situazione è questa, praticamente ora qui è in parte tagliato perché c'è un'altra parte dopo, di maggio e giugno. Comunque, 2014, sì, da gennaio. Allora, se puoi ritornare un attimo su. Aspetta, ti do la mano. Non rubo. Allora, comunque, la situazione è quella più o meno dell'altra volta, con Bonafede che ha aggiornato fino a giugno, Baldassarre è rimasto a marzo, Artini non ha rendicontato sul sito ufficiale di rendiconto, ha rendicontato sul sito personale nei giorni scorsi. Quello che ho voluto far notare è la data di rendicontazione, perché sia ad Arezzo in domanda diretta che a Grosseto aveva risposto che aveva già effettuato bonifici, mentre invece se si guarda il bonifico è stato fatto tutto in un'unica soluzione da gennaio a giugno, il 30/10/2014. Questi sono scandalizzazioni dei bonifici sul sito ufficiale, eh? Sì, è su tutti in un'unica data. Poi sotto ci sono dati ulteriori presi dalle scannerizzazioni e dalle foto. Questi qui sono dati che potete tranquillamente controllare quando volete sui siti. Dopo questo io faccio complimenti a Carrara, perché finalmente siamo ritornati in un regionale a parlare di temi e di lavorare al programma e non a fare nomi, e quindi rinnovo l'invito da parte di alcuni per chi si volesse candidare di uscire, così cominciamo anche con le graticole, che mi sembra fondamentale. Grazie. Sono Daniele Farzetti, mi autogratipolo, diciamo così, così riprendo il filo conduttore di Michele Dari, nel senso che volevo parlarvi della mia nomina, che è stato tema di dibattito nell'Unione dei Comuni della Toscana, quindi dimenticato anche il nome di questa carica, dell'ANCI Toscana, di questa meravigliosa carica. Vi volevo spiegare
come è maturata e quale tipo di percorso, così proprio in maniera trasparente, visto che è uno degli elementi che sempre citiamo, cioè sempre ci deve contraddistinguere. E io credo che sia stata costruita una battaglia su un tema che non meritava tutta questa attenzione, nel senso che l'ANCI Toscana è, per quello che riguarda la nostra nomina, innanzitutto quali sono le modalità che hanno portato alla nomina. Cioè, Filippo Nogarin, che era l'unico sindaco di un capoluogo della regione toscana, era l'unico legittimato a proporre eventualmente dei nomi all'assemblea. L'assemblea, questo è stato probabilmente frutto di una sua colloquio con gli altri delegati delle altre amministrazioni locali per poter esprimere delle rappresentatività riferite al Movimento 5 Stelle in questo caso. Poteva probabilmente non fare nessun nome, poteva fare qualche nome, poteva... Nel mio caso specifico, credo che all'inizio di settembre, perché io non ho abitudine a tenere l'agenda esatta di tutto che coloro mi telefonano, mi chiedono e con i quali parlo, ho ricevuto una telefonata nella quale mi è stata chiesta la disponibilità per fare questo incarico. La disponibilità, secondo me, è nel senso più ampio del termine. Per me poteva significare una successiva votazione, poteva essere una gratifica, poteva essere qualsiasi altro adempimento che in quella fase non mi è stato indicato. Quindi io ho fatto anche il delegato di lista per le precedenti elezioni politiche del 2013, ho seguito un percorso che era esattamente identico. Ho ricevuto una telefonata, in quel caso di Matteo Martinelli, che per conto dello staff mi diceva: guarda, che hanno pensato a te per poter fare il delegato di lista, ti metto a disposizione per fare questa cosa. Anche in quel caso non sapevo se sarebbe stato subordinato alla votazione a un qualche altro tipo di percorso che maturasse in quei termini. Questa è stata la questione, è maturata così. Io ho scoperto di essere un membro dell'ANCI Toscana il 31 di ottobre del 2014, quando una consigliera di, non mi ricordo il nome, la Serena Mancini mi ha contattato in privato per dirmi: ma te come hai fatto? Hai fatto un bando regionale, hai seguito un percorso? Io gli ho detto sostanzialmente questo. Ho ricevuto una telefonata e mi è stata chiesta una disponibilità per svolgere il ruolo. Mi hanno stato detto che è un ruolo che non preclude e non danneggia la mia attività istituzionale di consigliere comunale, perché è un ruolo sostanzialmente in cui questa assemblea si riunisce due volte l'anno per approvare per approvare il bilancio consultivo e preventivo dell'ANCI Toscana. Questo è il fatto. Sull'aspetto meramente pratico della questione, io ritengo che, come ho detto a mo' di scherzo, ma lo ribadisco spesso, in qualsiasi buon omicidio sarebbe importante determinare il movente. In questo caso il movente rispetto alla mia elezione non prevede monumenti, non prevede visibilità, non prevede potere particolare, perché poi alla fine non si fa sostanzialmente un fico secco. Quindi questa è una, secondo me, sostanziale rogna piuttosto che vantaggio. Mi scuso sostanzialmente con tutti i consiglieri comunali che potevano avere invece il piacere di avere questa nomina e poi magari erano più motivati di me, magari anche per fare questa cosa, però questa è una funzione che si svolge in funzione della carica, un po' come se i parlamentari dovessero sottoporre al vaglio di tutti gli attivisti italiani la nomina del capogruppo al Parlamento. È una cosa che riguarda la funzione, quindi io mi sento in difficoltà con Luana che ho visto prima, piuttosto con insomma tutti i vari consiglieri della Toscana. Se mi chiedete, in ultimo, e qui concludo, se si poteva gestire meglio questa cosa, sì, secondo me si poteva gestire meglio questa cosa, non lo nego nella maniera più assoluta. In ultima cosa che ha chiesto Michele, io se potrò, se riuscirò, vorrei tentare l'avventura in regione, e quindi mi manifesto, così faccio pubblico outing rispetto a questo tema. Sì, però andremo alle amministrative. Decado o alle prossime? Vado come a... Il nostro comune ha avuto il sindaco che è stato nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura, quindi quello che è successo a Firenze, quello che è successo a Reggio Emilia, poi Renzi e Arezzo. Quindi il nostro sindaco Fanfani è stato nominato nel CSM.
Certo, sono decaduti, quindi... certo, evidente, non me lo potrei più. E ha fatto anche solo un mandato. Censurato, per ora. Bene, per ora non c'è nessun altro prenotato. Inviterei a... Vieni. Tutti quelli che vogliono intervenire... Vieni. Di fare anche degli interventi sullo svolgimento della giornata, critiche, osservazioni, proposte, che cosa ne pensate, come possiamo migliorare. Anche un'analisi di questo tipo qua sarebbe molto utile. Sì, allora prendo spunto da quello che hai appena detto per fare complimenti per l'organizzazione esemplare. E siamo ritornati ai temi, a parlare di temi, siamo tornati a parlare di programma. Ecco, mi auguro che si continui, ecco, una raccomandazione che anche chi organizzerà i prossimi meetup mantenga questa struttura, perché altrimenti perdiamo il filo, no? Come è successo in passato, se ogni volta si rivoluziona e si trovano nemmeno i tavoli, no? Questo è importante, mantenere questa organizzazione, che i tavoli possano continuare il lavoro. Magari si può aggiungere qualche tavolo, per esempio comunicazione sarebbe importante. Come? Un tavolo comunicazione magari potrebbe essere importante, perché poi abbiamo bisogno, in vista delle regionali, di saper comunicare meglio, quello potrebbe essere un'aggiunta, no? Anche altre cose. Poi volevo fare un applauso particolare agli amici di Carrara, non solo del meetup, loro non lo dicono, ma è anche grazie a loro che hanno favorito, sono riusciti a rimanere fuori da questo evento miracolo di ricreata comunità che si è creata nel comune, appunto, che era una parola del comune che ha perso per molti significato, perché non è più dei cittadini. Abbiamo tutti esperienza che quando vai in comune sembra ci sia scritto privato, da come ti accolgono, no? Invece loro si sono rimpossessati di una cosa loro, hanno ricreato una comunità e adesso stanno cercando di portarla in tutta la città. Non so se ci riusciranno. Voi usatevi firmando le petizioni. Gli amici di Carrara sono stati bravissimi, perché sono riusciti a rimanere fuori lì, è assolutamente apartitico questa cosa. Sono cittadini che non vogliono sentir parlare di partiti, di sindacati, è lo spirito del movimento migliore. Ecco, io penso che bisogna guardare a loro. Vi posso dire che le loro assemblee sono, nonostante ci sono delle differenze, ci sono persone di situazioni politiche e culturali diversissime, chi è per le cave e contro le cave, eppure svolgono in maniera esemplare e ordinata. E prendere esempio da questo, perché noi a volte siamo troppo litigiosi, e veramente la parte diversa. Bisogna trovare questo spirito di comunità che noi italiani abbiamo perso, no? Se guardiamo la storia, ai tempi dei comuni, quando la democrazia partecipata era sviluppata, si è persa per cosa? Per le troppe faziosità e polemiche. E allora siamo caduti, rediti alle signorie, l'uomo forte al comando, e questo dobbiamo evitare. Per mantenere la nostra democrazia partecipata bisogna saper collaborare, è una cosa fondamentale. Anche Dante, insomma, lo diceva, no? Uno dei mali peggiori italiani è la faziosità, la polemica. E non a caso nei momenti importanti, di pericolo, no? Quando si è nel sorgimento, guardiamo l'inno di Mameli, le parole che dice ci stringiamo a colpi, questo dobbiamo fare noi, come movimento. Non guarda in faccia nessuno, abbassa questi altissimi livelli. Salvo e poi Giampaolo. Sì, ciao, sono Claudio di Sesto Fiorentino. Io volevo esprimere la mia soddisfazione oggi nell'aver lavorato a tempo pieno. La Commissione Mobilità, Infrastrutture, Viabilità, eccetera, devo dire abbiamo lavorato. Perché questo? Perché negli altri meetup, io il quarto meetup che faccio, tutte le volte succede, si ricomincia da capo, si ridice sempre le stesse cose. Anche oggi abbiamo detto le stesse cose, cioè ogni realtà la riportiamo tutte le volte che ci rincontriamo, però non c'è mai traccia delle volte precedenti, e questo comporta il fatto di disperdere il lavoro fatto nei meetup precedenti. Oggi, se non altro, ci siamo dati
un minimo di, non di regole, ma di metterci la faccia, nel senso che io per primo ho dato disponibilità a cercare di coordinare il gruppo e al tempo stesso di mettere la faccia sull'impegno che da stasera dovrò occuparmi di relazionare quello che abbiamo fatto insieme. Così con me anche altri attivisti hanno messo la faccia e il nome per potersi attivare e lasciare traccia di questo lavoro che abbiamo fatto. Perché tutte le volte noi ci incontriamo, la sensazione è sempre stata quella di impegnarsi e di sperdere nel vuoto tutto il lavoro che è stato fatto. Quindi questo è deleterio per poter costruire un programma. E oggi abbiamo fatto questo percorso. Il fatto che sia io che qualcun altro ha messo nome e cognome e la faccia nel costruire, nel lavorare in questo gruppo, non significa avere una poltrona o significa avere un ruolo di responsabile o chissà che. Semplicemente quello di dire io ci sono. Riguardo alla graticola, io ci sono. Se ci sarà bisogno di candidati, io non mi tiro indietro, perché l'impegno che sto vivendo con il Movimento 5 Stelle richiede per forza la partecipazione di tutti quanti. Tutti quanti dobbiamo rimboccarci le maniche. Se poi decideremo che le persone che si mettono a disposizione siano utili al Movimento, bene, io ci sono, ma sarà il Movimento a decidere se sarà a caso o meno. Grazie a tutti. Paolo. Salvo, scusa. Vado. Salvo. Salvo è quello che è il tuo. Di Gesso, ma poi conosco il tuo uguale. Il tempo, eh. Posso usare 40 secondi, non usare. Papparini 7 più 40. Vabbè, faccio fatica a dire bravi agli amici di Carraro. Secondi, no, bene, la giornata bene, mi sembra che vada tutto ok. L'unica cosa per i prossimi organizzatori, non ho capito chi lo fa il prossimo, Pistoia. Secondo me uno dei problemi, ma non è di oggi, succede spesso, sono le aule con tanti tavoli, perché spesso il rumore non permette di lavorare bene. Chi era nella salettina da solo, io stamattina facevo un po' il giro, erano dei signori, li vedevo che discutevano tranquillamente. Se si può, capisco che non è semplice fare chi organizza la prossima, cercare un posto dove si possa dare un minimo di separazione ai vari tavoli. Capisco sia difficile, però magari se è possibile questa cosa. E poi volevo ricordare comunque sempre, visto che siamo gli anziani, quindi ok, che non facciamoci trippare troppo dalle regionali, ma ricordiamoci che si farà bene alle regionali se siamo bravi nei nostri comuni, perché se noi se non manteniamo alta l'attenzione, la conoscenza, i percorsi all'interno delle nostre amministrazioni, non andiamo da nessuna parte. Regalo che è il minuto 30, al prossimo. Il gruppo di Carrara si riunisce tutti i martedì, siccome è il gruppo guida intergalattico. No, non lo so, sto scherzando. Non ho idea. Facciamola subito la domenica successiva, poi ci coordineremo in rete. Immagino che svitti la prima domenica. E che lo decida il gruppo ospitante. Vincenzo. Ciao a tutti, sono Vincenzo Curisano, mi astengo da farvi i complimenti perché sennò ci autoincenziamo, io sono qui per vedere le criticità. Io sono del gruppo di Milano, abbiamo già vissuto questa esperienza delle regionali in Lombardia e vi volevo portare dei suggerimenti per poter lavorare meglio.
uno dei problemi che abbiamo nel Movimento 5 Stelle è che non facciamo frutto degli errori del passato. Cioè, voi andate a elezioni adesso, ma ci sono molti gruppi del Movimento 5 Stelle che sono già presenti in varie regioni. Il primo consiglio che vi do nei prossimi incontri, magari risetarvi 5 minuti per ospitare persone che sono di altri gruppi del Movimento 5 Stelle in regione, per farvi dare la loro esperienza e per non fare gli stessi errori. Questo per voi potrebbe essere molto importante. La seconda cosa che voglio dirvi riguarda le candidature. Una cosa importante che ho vissuto come un problema in Lombardia, mi ha fatto molto allontanare dal gruppo lombardo, riguarda proprio la chiarezza nelle candidature, in che termini. Chiunque di voi decida di candidarsi, secondo me, deve tener conto del fatto che la regione, come tutti sapete, ha più del 70% di budget in sanità. Io non voglio fare endorsement, non voglio che tutte le persone siano esperti di sanità, però tutte le persone che entrano dovrebbero essere disposte a lavorare con il vostro gruppo sanità, che io reputo fantastico, forse il migliore d'Italia, e ne conosco quasi tutti, e quindi dare voce a loro, a prescindere che loro si candidino o meno. Cioè, l'importante è che voi partiate dalla consapevolezza che se entrano 10 consiglieri, 7 consiglieri devono lavorare alla sanità. Che abbiano le competenze o meno, questo è abbastanza irrilevante, però che ascoltino i consigli dei cittadini e facciano quelle battaglie è fondamentale. La terza e ultima cosa, come sono sintetico, è che un altro consiglio che vi do, è un altro errore che noi abbiamo fatto in Lombardia, ma in tante altre regioni, è quello di non presentare una giunta. Quello che ci contraddistingue rispetto a tutti gli altri partiti è che noi possiamo fare i nomi per una giunta prima, gli altri non possono farlo perché si mettono d'accordo dopo. Questo è successo a Civitavecchia, un comune che voi sapete che è a 5 Stelle, e dalla loro esperienza mi hanno spiegato che uno dei motivi, forse l'unico per il quale loro hanno avuto la possibilità di governare a Civitavecchia, è che hanno presentato una giunta prima. Quindi, secondo me, forse è il caso che anche voi cominciate a pensare di selezionare, scegliete voi i criteri, il come, ne parlate con lo staff, non so i tecnicismi, decidetevi voi, però cominciate a pensare prima a chi volete mandare a governare nelle varie, nei vari assessorati, perché questo diventa cruciale all'atto della votazione, perché se una persona sa già chi andrà a fare l'assessore alla sanità, chi andrà a fare l'assessore al territorio, vi giocate oltre alla credibilità del Movimento 5 Stelle la credibilità di quella persona che ci ha messo la faccia prima, perché a salire nel capo dopo sono buoni tutti, e quindi avreste l'invasione barbarica. Allora, ragazzi, mi è appena arrivato un messaggio da Beppe. Ragazzi di Carrara, siete fantastici. No, no. Vabbè, allora, gelosia. Allora, una comunicazione per influencer, questo è vero, da Michele. Mi dice, se chi vuole andare in comune a dare solidarietà, fino a quando che vada senza loghi, bandiere, vada a titolo personale, a dare quando il sostegno in modo più neutrale possibile. Ti sei chiamato da te? Buonasera, mi chiamo Chiara Bartalini Prato, niente, sono della quinta commissione e volevo dire, siccome sono venuti fuori dei punti un po' racchi, cioè nel senso che noi abbiamo già da tempo iniziato a lavorare con uno schema ben preciso. Da quando appunto Nogarin ha dato l'ok e il via per poter costituire proprio un programma regionale ben preciso, noi abbiamo preso quelli che sono i punti relativi alla quinta commissione, quella di cui noi facciamo parte, abbiamo preso via via le varie leggi, le abbiamo studiate sia le leggi e poi i piani attuativi, e da lì noi abbiamo scaturito quello che è il nostro programma. Oggi ci siamo visti costretti a fare questi 10 punti, che in realtà sono delle sintesi che già noi abbiamo, per cui sono estremamente poveri. Quello che noi poi mettiamo in rete sarà molto più ampio, per cui ecco, magari se volete dare dei suggerimenti, volete vedere anche quello che noi facciamo, anche Chiara Bartalini. No, della quinta commissione, dei lavori della quinta commissione sto parlando. No, di questo. Lasciamo finire con il notare, per favore. Per cui essenzialmente è questo, cioè dovete capire lo spirito con cui noi agiamo. Una cosa che noi facciamo spesso, per cui chiunque poi può venire anche a collegarsi con il nostro lavoro,
Noi adesso facciamo anche degli incontri oltre i regionali, su dei tavoli tematici nostri inerenti al nostro gruppo. Ora è il 30, noi ci ritroviamo per analizzare la legge del 72-2000 inerente allo sport, per cui che trovate, appunto noi mettiamo qua in rete, per cui la potete già trovare, la potete leggere, potete venire all'incontro con noi, discuterla e da lì trarre poi i punti che poi mettiamo in programma. Quindi per questo è fatto anche per chi magari ha delle peculiarità, degli interessi più specifici, può essere cultura rispetto allo sport oppure rispetto alla formazione, può comunque inserirsi, lavorare esclusivamente per quel tema, se ha conoscenza, se ha per lavoro, per passione eccetera, può dare il suo contributo e poi può anche uscire, non è obbligato poi dopo a partecipare. Una cosa che a noi ci ha creato un attimo di gap è stato il discorso di non avere il turismo inserito, l'avevamo finora, comunque poi quello che si vede c'è anche una forte interrelazione fra i vari gruppi di lavoro, quindi non è che poi mai un tema rimane chiuso dentro un tavolo lavorativo di una commissione, ma si va a intersecare poi con gli altri, per cui ci fa piacere se venite con noi, ci potete dare i vostri contributi e se vi piace anche il nostro metodo di lavoro, per cui siete tutti benvenuti con noi, grazie. C'è Monica Pecori. Sì, la Laura, ricordo comunque a tutti che il segreto è la trasparenza e la partecipazione. Allora, appunto, a proposito di trasparenza e partecipazione, dunque, a Arezzo il sindaco Nogarini è uscito dicendo che aveva avuto il via da Beppe Grillo per occuparsi delle regionali. A Grosseto lo stesso sindaco Nogarini ha detto che avrebbe fatto solo il passacarte. Nel frattempo a Grosseto sono state definite una prima bozza di metodi per candidature e stesure di programma che poi si sono sviluppate sul meetup Toscana, ci sono state le votazioni di 46 meetup su 90, quanti siamo? Più della metà di sicuro, per cui sono stati votati questi metodi. Premetto che Arezzo, io mi sono trattenuta anche abbastanza tardi, però non si era votato affinché quello che veniva fuori da Grosseto doveva essere poi una cosa ufficiale, era uno studio, una proposta che veniva messa sul meetup Toscana. Alcuni meetup si sono espressi, altri no. Alcuni meetup hanno detto che non avevano proprio, non condividevano nemmeno poi nessuna di queste proposte, altri invece hanno votato con delle modifiche. È venuto fuori sul meetup che 46 meetup hanno votato con modifiche o meno, è stato inviato tutto al sindaco Nogarin che ha mandato tutto allo staff. Allora la domanda è, io vorrei sapere, prima di finire l'impegno all'interno del movimento, se c'è un'ufficialità di Beppe Grillo, di Casaleggio, sul blog da qualche parte dove è stato dato l'incarico al sindaco Nogarin, quale tipo di incarico è stato dato, quali sono le sue funzioni, se queste funzioni sono condivise e accettate da tutti gli attivisti, perché alla regione non ci va il sindaco Nogarin, ci vanno gli attivisti, ci vanno le persone che ci mettono la faccia, mi ricordo lo diceva sempre lui, allora noi tutti ci stiamo mettendo la faccia. Quindi io ho bisogno di sapere, e credo che sia anche un'idea condivisibile in altre persone, qual è il metodo, perché al momento personalmente questo metodo non mi piace per niente, perché non c'è niente di scritto, non c'è un'ufficialità di niente, e anche queste proposte che sono state fatte e sono state inviate allo staff, vorrei sapere per quale motivo. E mi ricollego anche al metodo per le provinciali, no? I candidati consiglieri di Livorno sono andati a votare per le provinciali, unica provincia in tutta la Toscana, sono stati scelti, nominati, è stato chiesto a dei consiglieri per l'ANCI, non serve a niente, non ci si guadagna, non è una poltrona, non mi interessa. Però il primo punto di questo movimento è la trasparenza e la condivisione. Cerchiamo di seguirli. Ora
Passo la parola a due delle nostre portavoci. A due. Parla Laura, però c'è anche Sara Paglini e Laura Bottici. Io gli farei anche un applauso, no, perché sono lì a Raro. No, allora, questione regionali. Io, nonostante sia parlamentare, non ho nessuna ufficialità che il sindaco Nogarin sia il responsabile. Non accetto che si senta dire in assemblea che il sindaco Nogarin ha dato il via all'autorizzazione a stendere programmazione della dimostrazione. È come se i parlamentari dessero l'ok. Già abbiamo tanti di quei casini tra di noi, ci mancano anche i sindaci in mezzo, per l'amor del cielo. Allora, io mi auguro che lo staff, siccome noi abbiamo un meetup in cui scriviamo, legga ogni tanto e poi scriva quali sono le regole, perché le regole vengono scritte sul meetup, cioè sul blog, e da lì diventano ufficiali. Non siamo io, la Sara, Artini, Segoni, Bonafede che facciamo le regole, nemmeno tanto Filippo Nogarin. C'è un'assemblea di cittadini che fanno, che si organizzano, noi al massimo facciamo da autoparlanti e da Cassa di risonanza e da strada di collegamento tra i comuni, la regione e Roma. Il nostro dovere è stare a Roma, punto. Noi dobbiamo lavorare a Roma e io vi invito, quando avete delle cose per Roma, così, di mandarcela. Noi non attendiamo l'altro, noi vogliamo lavorare su quello che ci date per voi, punto. Sì, ovviamente la Sara parla prima di Andrea. No, dopo Andrea Raggi, purtroppo il malefico. Giusto una piccola nota, perché se le commissioni che lavorano meglio, però sono, volevo una nota che magari sembra non positiva, ma sono un incoraggiamento. Cercate di non chiudervi identificando un noi che è diverso da un noi in generale, perché a volte sento anche i nostri componenti del nostro meetup che parlano noi del gruppo sanità come se fosse una cosa che non c'entra con il movimento. Lo dico come incoraggiamento, perché sennò si prende una direzione che non va proprio bene, perché averci dentro qualcuno che utilizza un gruppo di lavoro che funziona benissimo, produce delle cose fantastiche per visibilità personale è un attimo. Quindi mi raccomando, voi che ci siete dentro dovete vigilare e riportare sempre all'esterno quello che fate, perché sennò noi non riusciamo a capire. I tavoli di lavoro servono a quello, non a creare dei referenti che domani magari saranno cioè, collaboratori del parlamentare, cioè sennò non andiamo da nessuna parte. Basta. Sarina, un applauso. Ciao, grazie. Volevo intanto dirvi che questi tavoli di lavoro che sono così, insomma, diventati l'argomento principe anche del nostro Premier Renzi, che lui non li chiama tavoli di lavoro, li chiama già tavoli. E quindi non credete di uscire così in modo semplice, ma sono 1.000 euro a testa, per favore, perché questa è la prima regola dei tavoli. Quindi siamo solo il conto. No, parte gli scherzi. Sempre un piacere essere qua. Io vorrei dire una cosa che non ho potuto dire al regionale precedente, quello di Grosseto, perché mi ero segnata insieme a Laura, poi c'è stato un fuggi, non ho capito bene, ma era una cosa molto semplice. Il ruolo del portavoce, che spesso e volentieri ci dimentichiamo, lo dico io per prima. Il portavoce è colui che si fa carico di quello che arriva dalla base, questo che sia per tutti. Importante per me anche mettere l'attenzione a una parola che si sente dire un po' troppo spesso, quello collegato al portavoce è la parola di tutor. Sono andata a leggermi in Wikipedia la parola tutor, che dice il tutor è colui
che si occupa, che padroneggia le metodologie e si occupa di quindi di trasmettere gli obiettivi e le caratteristiche delle persone in formazione, delle persone in formazione, quindi il tutor è colui che forma. Io credo che un portavoce prima di formare dovrebbe informare, cioè il nostro ruolo non è quello di formare niente e nessuno, ma secondo me di creare uno spirito e un senso critico all'interno di ognuno di noi, affinché ognuno trovi la sua strada. Io non sono colei che dice qual è la strada la devono trovare tutte le persone, perché se io sono colei che dice di avere la verità in tasca, forse non ho capito bene il mio ruolo. Quindi da parte mia ribadire il concetto molto semplice, che il portavoce non forma, io non voglio formare nessuno, al limite vi informo della mia esperienza e di quello che mi gira intorno. Maurizio. Sì, salve. Maurizio Mitap Carrara. Niente, brevemente volevo semplicemente, avendo fatto diciamo il giro un po' dei tavoli e poi essendomi fermato nel tavolo della Commissione Ambiente, Energia, eccetera, che visto che andiamo alle regionali, un obiettivo che non dobbiamo dimenticare, che al di là dello sviluppo di alcuni temi che possiamo fare, l'abbiamo fatto anche noi a Carrara quando ci siamo presentati alle amministrative, l'obiettivo non è avere dei contenuti in un programma che siano molto diffusi, l'obiettivo è quello a livello regionale di avere pochi punti da individuare rispetto alle nostre cose che vogliamo portare in regione, ma soprattutto avere le persone giuste che questi punti li portino all'interno della regione, perché se noi andiamo a prendere il programma per esempio del Partito Democratico che si è presentato alle elezioni regionali 5 anni fa e andiamo a leggere alcuni contenuti, vediamo che alcuni contenuti sono anche condivisibili. Il problema è come questi contenuti li hanno realizzati o come non li hanno realizzati. Quindi possiamo scrivere sulla sanità, sull'energia, sulla cultura, tutto quello che ci pare, ma l'importante è che noi scegliamo opportunamente i nostri portavoce, che siano quelli che abbiano lo spirito umile di rivolgersi alla cittadinanza e di rappresentare le istanze dei cittadini, perché il Movimento 5 Stelle non è un partito. È un movimento politico che deve portare le istanze dei cittadini all'interno delle istituzioni. Questo non dobbiamo dimenticarci ormai, è la nostra funzione fondamentale. E quindi in questo senso dobbiamo lavorare. Cioè, facciamo anche un programma in rete lungo, dettagliato, però in campagna elettorale mettiamo 3 cose che siano delle cose chiare, semplici, comprensibili a tutti, perché è per questo che noi ci dobbiamo distinguere dagli altri. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Non si è prenotato nessuno per ora. Abbiamo ancora un po' di tempo. Chi vuole fare un intervento? Nessun altro? Allora posso andare avanti col karaoke? Vai, Eva. Grande Pampurio! Sì, allora un auspicio personale, perché partecipando al lavoro del Movimento 5 Stelle in questi anni mi sono resa conto che quello che è fondamentale sono i temi e non le persone. Indipendentemente dal fatto che ho incontrato tanti bravi attivisti, tante competenze che mi hanno insegnato tanto, sono i contenuti quelli che fanno la differenza. Allora auspico, proprio spero, che si riesca a portare avanti un'idea appunto di tavoli di lavoro e non di gruppi di lavoro, e un metodo che quando avremo scelto i nostri candidati
ci permetta di continuare a lavorare questi temi, perché altrimenti ci ritroviamo con dei programmi magari vincolanti, magari lacunosi, magari che hanno bisogno di partecipazione ancora da parte dei nostri cittadini, e con di nuovo il problema della mancata interfaccia trasparente, metodica e affidabile con i portavoce. Quindi secondo me lavorare sul concretizzare e rendere più solido il concetto di tavolo di lavoro, indipendentemente da chi ci lavora attorno, perché tante persone hanno lavorato su tanti temi magari per un periodo, perché poi si sono allontanati, perché hanno avuto problemi personali, perché hanno cambiato tavolo, ma i loro contenuti sono rimasti, sono stati sviluppati e sono diventate parte del nostro percorso. Quindi consolidare i tavoli e lavorare un pochino a monte sul metodo di interfaccia con il portavoce. Qualcun altro vuole intervenire? Non c'è nessun altro che vuole intervenire, eh? È gratis. L'Alice? Nessun altro? Allora finiamo la giornata qua? Va bene. Allora al prossimo appuntamento.